Pomeriggio iniziamo la nostra visita nel centro storico di Poggio Nativo. Siamo praticamente qui di fronte a questo straordinario palazzo d'origini nobiliari, portale antico, si presume abbia origini intorno alla metà del 400. E da qui iniziamo la visita all'interno di questo ingresso, per andare a vedere l'appartamento e la proprietà che vedete qui inquadrata. Entriamo all'interno di questo enorme salone. Come possiamo notare, siamo veramente di fronte ad un immobile di prestigio. Questo enorme salone con questo taglio praticamente di muratura che ha ricavato questa cucina. Affaccio qui su tutta la vallata. Non possiamo non notare delle caratteristiche e dei dettagli veramente particolari, a prescindere dalla mobilia, sicuramente è molto antica, ma anche questo camino che vedete qui è sicuramente originale. Oltre tutte le corniciature e gli architravi delle porte, la struttura è stata chiaramente ripresa nel corso degli anni, sono stati comunque riaggiornati gli impianti, e possiamo notare comunque anche le porte come sono particolarissime. E da questo salone accediamo invece alla stanza qui di fianco, che era chiaramente il salotto importante. Qui probabilmente all'epoca si pranzava o si discuteva su questo enorme tavolo. Possiamo notare il soffitto chiaramente con i faretti che sono incastrati all'interno, questi capitelli che creano comunque anche un movimento particolare, e soprattutto questo oblò che è stato comunque ricavato e che ha con questi ricami in ferro battuto, diciamo, caratterizzato questa parete. Entriamo di qua e questo è il salottino, diciamo, si fa per dire, perché stiamo parlando comunque di una trentina di metri quadri, con il soffitto originale in travi e tavolato. Come abbiamo visto prima, ci sono due finestre qui di fronte. E di nuovo, ritornando comunque sul salone, usciamo su questo lato, dove possiamo accedere al giardino. Questa è la parte forse più particolare, più bella della proprietà. Siamo all'interno del centro storico e possiamo godere di un giardino di circa 100-150 metri quadri a livello della zona giorno, ed è una delle caratteristiche che veramente rendono unico questo immobile. Notiamo questo lavandino dell'epoca, tutto in pietra. Qui ci sono vari pozzetti interrati. Come possiamo notare, tutto è delimitato da questo muro di cinta. In questo caso, oltre all'abitazione, ci sono anche queste altre due stanze. La prima è questa che vedete qui inquadrata, ed è anch'essa di buone dimensioni, è da considerare sostanzialmente come la cucina estiva. Sempre con soffitto caratteristico, in originali travi e tavole, questo camino anch'esso particolare. E a questo invece aggiungiamo anche la grotta qui dentro, ricavata nella roccia.
usciamo nuovamente al di fuori. E qui invece abbiamo un'altra stanza, sempre anch'essa con questo soffitto a volta, dove è presente una sorgente d'acqua naturale, ed era chiaramente il vecchio lavatoio dove si usava comunque all'epoca a lavare i panni. Bellissimo anche il panorama che si riesce ad osservare da qui. Basta un attimino avvicinare l'inquadratura e si riesce a vedere il Soratte e Fara Sabina comunque qui sopra. Quindi tutta la parte ovest, quindi anche il tramonto. Il centro storico qui inquadrato è stato praticamente del tutto ristrutturato negli arredi urbani. E rientriamo all'interno invece per andare al di sotto, non trascurando che qui c'è un piccolo, piccolissimo servizio, e scendiamo da questa porta nel piano sottostante. E qui scendiamo al di sotto nel piano abitativo per accedere invece al locale cantina. Possiamo notare come tutte le pareti siano in pietra. E qui invece c'è questo ambiente molto ampio. Possiamo notare il solaio che è stato completamente rifatto. La vista sul panorama qui di fronte e nuovamente inquadratura generale. E risaliamo invece.